Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi passando dallo stato solido a quello liquido. Oggi parleremo di alcune indiscrezioni riguardanti Donkey Kong, dall'indignazione scaturita da una foto di Monster Hunter Stories 2 e dell'arrivo di Metal Gear Solid su Switch. Ma non solo! Prima di iniziare vi invito come al solito a supportare il canale con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Telegram e Instagram in particolare. La realizzazione di questo video è stata resa possibile anche e soprattutto al supporto dei poracci su Patreon. Quindi, se volete, in descrizione trovate il link per entrare a far parte del Poreon. Se vi iscrivete, diventate così. Prima di iniziare, vediamo qualche notizia al volo. Dopo The Elder Scrolls 6, anche GTA 6 sembra essere lontanissimo dall'uscita. Sul finire della scorsa settimana, infatti, l'insider Tom Henderson ha pubblicato un video con tante indiscrezioni riguardanti il nuovo capitolo di Grand Theft Auto. A quanto pare sarà ambientato in una moderna Vice City e la mappa di gioco si aggiornerà nel tempo un po' proprio come accade con Fortnite e le sue stagioni. Henderson però ha specificato che il progetto è in fase di preproduzione e Rockstar conta di far uscire il titolo tra il 2024 e il 2025, creando così un gap di più di 10 anni tra GTA 5 e il suo successore. Con la versione next gen del quinto capitolo alle porte è facile immaginare che Rockstar non abbia nessuna fretta di far uscire GTA 6, ma a questo punto ci si aspetta un gioco a dir poco epocale. Voi come ve lo immaginate? Nel mentre Nintendo continua ad aggiornare a caso i suoi giochi. Dopo l'update a Super Mario Party con una patch che dopo anni di inattività aggiungeva l'online play, questa volta è il turno di Mario Kart Home Live Circuit. Vi aspettavate novità per Mario Kart 8? Un annuncio di Mario Kart 9? Poveri illusi! A ricevere questo aggiornamento è il particolare esperimento in realtà aumentata presentato durante il direct del 35esimo anniversario di Super Mario. Un concept interessante, ma che secondo me è stato limitato da un prezzo esagerato e dal mancato supporto da parte di Nintendo. Almeno fino ad ora. Ecco quindi che arrivano all'interno del gioco un nuovo trofeo, nuovi kart e anche nuovi oggetti, oltre che le immancabili correzioni di bilanciamento e stabilità. Meglio tardi che mai, no? E per tutti i poracci collezionisti, vi segnalo che è stata messa all'asta una rarissima copia del primo The Legend of Zelda versione USA. Si tratta di una copia sealed di uno dei primi lotti prodotti, messo in commercio solo negli ultimi mesi del 1987. Sì, insomma, si tratta di una versione a dir poco rara, ancora di più in queste condizioni, ma non vi preoccupate, siete ancora in tempo. Mancano ancora 4 giorni alla chiusura dell'asta e per ora il prezzo è ancora abbordabile. Siamo fermi a $115.000, prezzo fattibilissimo, no? E passiamo alle notizie del giorno. Avete presente quando prima delle 3 tutti i rumor davano per certo il ritorno di Donkey Kong come protagonista di un nuovo platform? Beh, sappiamo tutti com'è andata a finire. Eppure le indiscrezioni non si sono di certo fermate. A rincarare la dose è ancora una volta Zippo, il primo che nel suo blog aveva parlato del ritorno di Donkey Kong. Il platform, sviluppato da Nintendo APD, gli stessi di Odyssey, sarebbe in lavorazione da ben 3 anni e dovrebbe comunque essere presentato entro la fine dell'anno. Ma la notizia interessante è che per Zippo, Nintendo avrebbe intenzione di far diventare Donkey Kong il secondo franchise, dopo Super Mario, ad espandersi ben oltre i semplici videogiochi. Il nuovo platform sarebbe dunque solo un antipasto, seguito da un film o una serie animata, un'area a tema nel parco giochi recentemente inaugurato e anche nuovo merchandise. Per citare le parole di Zippo, questo nuovo gioco non sarà un caso isolato, DK sarà nuovamente preso sul serio dalla grande N. Speriamo sia effettivamente così. Se non contiamo il porting di Tropical Freeze del 2018, non vediamo un nuovo gioco di Donkey dal 2014 su Wii U e l'idea che possa uscire qualcosa di estremamente particolare, in linea con quanto visto con Jungle Beat, è di sicuro intrigante. Se poi Nintendo ha seriamente intenzione di donare linfa vitale al brand, seguendo quanto visto con Mario e tutti gli excursus extra videoludici, perché no? L'importante è che la casa di Kyoto si muova e al più presto. Secondo voi potremmo vedere un annuncio a sorpresa a tema Donkey
Donkey Kong, un po' come accadde l'anno scorso per Paper Mario? Ci sono poi delle potenziali brutte notizie per chi aspettava con trepidazione l'edizione fisica di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Il gioco, in uscita questo venerdì, è tra i più attesi di luglio, eppure dall'America sono arrivate delle foto che hanno fatto storcere un po' il naso all'utenza. Il sito Nintendo Everything ha infatti pubblicato delle foto del box di Monster Hunter Stories 2, arrivate alla redazione tramite un impiegato in una catena di elettronica, che a quanto pare ha già ricevuto in magazzino le copie fisiche del gioco. Capcom potrebbe aver adottato la fastidiosissima abitudine di non inserire tutti i file di gioco all'interno della cartuccia, ma di richiedere agli utenti un corposo download per poter avviare il gioco. Se sul fronte della cover è riportato proprio questo avvertimento, download required, sul retro viene specificato che il gioco richiederà almeno 15 GB di spazio libero, un peso che va ben oltre una semplice patch da day one, oltre a creare non pochi problemi di archiviazione, rendendo ancor più necessario l'acquisto di una SD di taglia medio-grande. Scelte del genere rendono praticamente obsoleto l'acquisto della versione fisica, che a conti fatti non offre nessun benefit rispetto all'edizione digitale. Capcom non ha ancora confermato nulla sul contenuto della confezione della cartuccia, e c'è chi spera si tratti di un errore di stampa, considerando che la grandezza del file di gioco della versione digitale su eShop è ferma a 13.5 GB, addirittura meno di quanto riportato sulla confezione. Voi poracci, cosa ne pensate di queste edizioni fisiche che spesso richiedono di scaricare parte del gioco, un po' come accadde con la Reignited Trilogy, o a volte non presentano neanche la cartuccia ma solo un codice di download? Le comprate lo stesso oppure a questo punto andate direttamente di digitale? E chiudiamo con una vera notizia bomba: Metal Gear Solid arriva finalmente su Nintendo Switch. E come? Col porting di Twin Snakes? Con una versione in cloud di Metal Gear Solid 5? Niente di tutto questo. Solid Snake arriva su console ibrida grazie al laboratorio di videogiochi. Il game builder di Nintendo si è rivelato essere una fucina di piccole creazioni a dir poco geniali. Certo, l'editor proposto dal laboratorio non è affatto malleabile come quello di Dreams, e ci sono parecchie limitazioni sulle possibilità di personalizzare le proprie creazioni, eppure questi limiti, se posti davanti ad una mente creativa, diventano delle occasioni per trovare delle soluzioni ancora più geniali. A meno di un mese dalla sua uscita ne abbiamo viste di creazioni interessanti. Da Mario Kart a The Legend of Zelda sono state tantissime le creazioni amatoriali che hanno omaggiato i mostri sacri del videogioco, e questa volta è il turno di Metal Gear Solid. L'utente Super Mario UG ha creato un'avventura divisa in tre diversi giochi che si avviano in sequenza in automatico, dando vita a un'esperienza fluida e incredibilmente fedele all'originale. Se avete la possibilità di provarli sul laboratorio di videogiochi, vi lascio i codici in descrizione. Da fan della saga ho letteralmente adorato questo esperimento. C'è di tutto, dal codec allo scatolone per le sezioni stealth e anche l'immancabile boss fight contro il Metal Gear. Tra l'altro il creatore dovrebbe essere italiano, quindi magari se siete programmatori in erba sul laboratorio potreste entrarci in contatto e imparare molto dalla sua creazione. Vi lascio in descrizione il link al suo canale, ma intanto ditemi, avete visto altri giochi impossibili creati sul laboratorio? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere di tutte le notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Kong, Michele Ruin, ciao! Questo video è stato reso possibile anche grazie al supporto dei miei Patreon. Se vuoi darmi una mano con il mio lavoro qui su YouTube e vuoi entrare a far parte del Poreon, la comunità più poraccia che ci sia, ti lascio il link in descrizione. Tra live e contenuti esclusivi, bloopers e Q&A, troverai di sicuro il tier che fa per te. Mi raccomando, non fare la testa di cubo. Si parla di videogiochi,